cosa più importante è il grande lavoro di concertazione che il territorio col partenariato ha fatto. Noi come sistema camerale siamo orgogliosi, come Camere di Commercio di Genova e Camere di Commercio Rivieri della Liguria, di aver portato avanti un'animazione economica insieme a tutte le associazioni di categoria, proprio per far sapere alle imprese quali sono state le misure, quali sono state le priorità e quali sono state anche le principali richieste. Questo lavoro da noi fatto è stato propedeutico per creare tutti quelli che sono gli obiettivi che adesso ci andiamo a dare per i prossimi 6 anni. È chiaro che ci sono delle priorità che partono dall'energia, quindi da un efficientamento, un risparmio energetico, ma c'è sempre alla base di tutto un'innovazione, una ricerca che devono aiutare le imprese a poter diventare più produttive e a far crescere la qualità dei nostri imprenditori e dei nostri addetti. Bene, le novità sono una molto positiva, che abbiamo circa 250 milioni di più della precedente programmazione, quindi veleggiamo ampiamente tra i 630 abbondanti, quindi è una cifra che dipende come si vuol vedere, no? C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, io vedo sempre il bicchiere e cerchiamo di berlo al meglio. Sono strutturalmente le linee che conosciamo già, ITC, cioè Information Technology e Comunicazioni, tutto quello che è attrezzature, impianti, ricerca e sviluppo, quindi quel grande mondo lì, compresa la terza linea, la finanza, e la quarta linea io chiamo tecnologia, che vuol dire sia una ricerca e sviluppo mirata, ma anche investimenti tecnologici focalizzati principalmente sull'energia. Quindi vuol dire efficientamento energetico, rinnovabili, principalmente solare, con attenzione alle comunità energetiche rinnovabili, che abbiamo approvato recentemente una modifica di legge con tutto il realismo che ci vuole per quando si parla di questa cosa. Di fatto comunque il nostro classico contribuzione va con circa il 50% a fondo perduto, quindi poi dipende dai singoli bandi, però facciamo finta che sia così, quantomeno il doppio, mi aspetto 1,5 miliardi, quantomeno se non di più, poi dipenderà da bando a bando. Noi da tempo ho già chiesto ai nostri valorosissimi tecnici, che ringrazio perché veramente sono di altissimo livello qualitativo, di lavorare su due di questi fattori che ho menzionato, che io credo siano quelli più caldi. Uno sicuramente è l'energia, quindi usciremo appena possibile con un bando sull'efficientamento energetico, sugli investimenti in rinnovabili. E parallelamente un altro fattore che va di concerto, che è la parte finanziaria, e ci piacerebbe fare di nuovo qualcosa sul lato equity o semi-equity, quindi non tanto prestiti in sé, perché comunque i prestiti non abbiamo neanche la massa critica, però entrare, a me piace il concetto che la regione sia un partner anche finanziario delle iniziative, quindi entrare, accompagnare e uscire. Chiaramente alzeremo un po' il livello dell'asticella, che durante il Covid avevamo clamorosamente abbassato per evidenti motivi, però comunque ci sono tante aziende che si possono accompagnare in un percorso di crescita, anche con una particolare attenzione alle fusioni e l'acquisizione di rami d'azienda o di aziende, cioè con una spinta, un aiuto a far crescere un pochino il livello dimensionale delle nostre aziende, che sono veramente anche al di sotto della media nazionale. Anche includendo la parte delle cooperative, perché questa è un'altra novità che è sempre stata un pochino negletta. Io credo che le cooperative economiche abbiano sì un'altra forma giuridica, ma non vedo perché dovrebbe essere esclusa dalle nostre attività.